Buongiorno, sono Enrico De Giusti, maestro gelatiere, gestisco le gelaterie Vaniglia in Italia assieme a mia sorella Angela e suo marito Emanuele. Questa è una storia di famiglia, azienda familiare. Quando avevo 19 anni mio padre è andato in pensione, mi ha lasciato in gestione il suo punto vendita, assieme a mia sorella e suo marito abbiamo sviluppato quello che oggi è il mondo Vaniglia. La vaniglia ci ha accompagnato tutta la vita, i suoi profumi, gli aromi, i sapori. Era una spezia che si ordinava con gran difficoltà all'epoca direttamente dal Madagascar e al suo arrivo era una festa perché ci volevano 2-3 mesi perché arrivasse. E da qui ho legato a questo ricordo il marchio nostro Vaniglia e l'abbiamo portato avanti. In questi 20 anni di storia nostra sono nati 17 negozi con 17 laboratori tra Veneto, Piemonte e Lombardia. Questo ci permette di garantire sempre un prodotto fresco e cremoso, mantecchiamo durante tutta la giornata lavorativa. Il gelato non è solo prodotto ma è anche emozioni. Un laboratorio a vista permette di vedere ma anche di sentire con l'olfatto i profumi del gelato. Alcuni gusti danno il meglio di sé dopo una maturazione notturna, come il cioccolato, la nocciola e il pistacchio, mentre altri li lavoriamo la mattina con frutta fresca di stagione. Puntiamo a un servizio al cliente con un gelato a una temperatura di 8-9 gradi, in maniera che sia assaporabile nel massimo delle sue qualità organolettiche, sia di profumi, sapori. Riusciamo a garantire un prodotto genuino anche grazie alla selezione delle materie prime. Io mi occupo dell'acquisto della frutta 2 volte a settimana ai mercati generali. Utilizziamo il cioccolato Varrona per la nostra produzione di gelato, ma anche per una grande produzione di torte, semifreddi e da qualche anno anche cioccolatini. Il gelato è il nostro core business, ha un peso del 70% sul fatturato. Oggi stiamo crescendo a doppia cifra con i semifreddi, torte, e stiamo progettando un laboratorio molto grande per riuscire a ottimizzare quello che è la produzione e a migliorare il prodotto.